C'è una vignetta di Calvin e Hobbes in cui il bambino chiede al suo tigrotto di peluche di aiutarlo a scrivere un'autobiografia romanzata. Il tigrotto gli chiede: cos'è un'autobiografia romanzata? Il bambino risponde: è la storia della mia vita con delle parti completamente inventate. Allora il tigrotto gli chiede: che senso ha inventare delle parti della tua vita? E il bambino gli risponde: perché nel mio libro ho un lanciafiamme. Ecco, scrivere è come avere un lanciafiamme. Lo storytelling è un grande superpotere e da grandi poteri derivano grandi responsabilità. C'è una responsabilità specifica nello scrivere in prima persona, significa mettersi in mezzo, l'osservatore cambia quello che osserva, ne cambia la temperatura. Come dice Carrère, scrivere in prima persona significa mettere in conto la possibilità di ferire, ma bisogna stare attenti a non tradire, soprattutto se stessi, perché raccontarsi le cose è il miglior modo per renderle reali. Quella cosa che bisogna stare attenti a cosa si desidera perché potrebbe avverarsi. Leggeremo e scriveremo tanto, faremo molto lavoro di gruppo, ma soprattutto faremo tanto tutoraggio individuale perché ogni autrice e ogni autore naturalmente è una storia a sé. Specchio delle mie trame è uno spazio di condivisione, è un percorso che prevede una certa intensità, il mettersi in gioco, soprattutto con se stessi, per riflettersi nella propria storia e trasformarla e cambiarla. Per diventare autori, protagonisti e lettori della nostra storia, perché alla fine diventiamo chi siamo mentre lo raccontiamo.